l'unico show che ha gli stessi valori dell'alta novità internazionale, la cazzimma della regina Elisabetta, la passione per il fisco di Alberto II di Monaco e la bravura nella recitazione di Elisa di Rivombrosa. Cominciamo, sigla! Che bella la nobiltà, che bella la nobiltà. Si sposavano fra cugini, distraevano dalla carestia, intrattenevano le casalinghe. Ma oggi queste cose le fanno i vi, tranne sposarsi tra cugini. Oh no, ho sempre sognato di essere principessa, ma purtroppo sono nata contadinella. Scopriamo assieme come una semplice connessione internet può trasformare una sguattera di provincia in un'elegantissima lady. Signora, vuole diventare una lady? Lady? Come fare? Avete capito bene? Qui non si vuole fare la difficile strada di maritare un nobile, ma vogliamo acquistare un titolo nobiliare. Dove acquistare titoli nobiliari se non su titolinobiliare.com? Diventa oggi un lord o una lady? Maschietto o femminuccia? Io che cosa sceglierò di diventare? I nostri titoli nobiliari si basano su un'usanza storica medievale dove la nobiltà era legata alla proprietà di un terreno. Da quando in qua essere proprietario di un pezzo di terra ti fa essere lord? Cioè, menono contadino non era lord. Quindi in questo sito noi acquistiamo un metro quadro di Scozia. Dobbiamo pagarci le tasse poi. Sento puzza di truffa, ma non voglio cedere alla logica quando il mio cuore mi porta verso il titolo di lady. Qualcuno ha detto la nuova Lady Diana. Chi è Diana? Indosserò le cinture di sicurezza. Ogni pacchetto di nobiltà contiene un lotto di terreno e un certificato stampabile. Alberto, lo dobbiamo attaccare sul set di rubrichetti. Certo. Sai come quando vai dal dottore, ci sono le lauree. Abbiamo visto le nuove stampe della Harry. Guardatele bene. Ci sono le recensioni. Ora la chiamo la mia lady. Alberto, farai anche tu così. E sarai per sempre la mia no, lady. No, non possiamo. Oh no. Mio marito ama il suo regalo. Dal momento che gliel'ho regalato ha tirato fuori tutto il suo spirito di lord per scappare da qualsiasi lavoro che gli chiedo di fare. Come qualsiasi uomo papà! In casa. Papà. Molto bene. Che bella persona che ti sei sposata. Oh no. Lord anche su Tinder. Ecco, questo va molto bene. Scappare. Acquistiamo. Titolo di lord. Lord o titolo di lady? Raga, chiaramente titolo di lady. 34 euro per un titolo nobiliare. Ma è regalato. Te lo tirano dietro ormai. Costa anche meno di molti sandali. Un sandalo gioiello o un titolo nobiliare? Il sandalo gioiello per una stagione, il titolo nobiliare per sempre. Certo. Dimensione del lotto, un metro quadro. Ecco, 10 metri quadri, arriviamo a 245 euro. Partiamo con uno. 34,90 euro per un metro di terreno in Scozia. Quanto costa un metro quadro a Milano? 4.859 euro. Nome della futura lady, mamma mia. Raga, che emozione. Quando si riceve un titolo nobiliare, un po' come quando si diventa suora, cioè si cambia nome. In pratica cambiano nome? No, perché a loro che cazzo gliene frega. Perché devono mantenere una dignità, le suore invece le devi strappare da tutto. Tranne dal loro muletto. Abbiamo un clip di suor muletto. Inserisci il nome della futura lady, Gabriella. Come Gabriella? Elodie. No, Elodie. De Angioletto. No. Una casata nobiliare. Oh, Gabriella, Elodie, De Angiolettun. Per gli amici Lady Gabriella, prova a chiamarmi Alberto. Edoardo, Lady Gabriella. Ultimi posti rimasti questo mese. Sì, certo, come no. Wow, ma c'è la regina che sta scavando una fossa per suo marito. Oramai. Too late. Aggiungi al carrello. Facciamo un countdown e tra 3 secondi sarai una lady. 3, 2, 1... Wow, sono ufficialmente una lady. Ho ricevuto una mail. Grazie per il suo acquisto, sua signoria. Salve, Edoardo. Come Edoardo? Le invieremo una nuova email quando il suo certificato sarà pronto. Di solito ci impieghiamo 48 ore. Ma io volevo essere lady adesso. Ecco qui il certificato che ho ricevuto. Wow, è veramente molto bello. Wow. Volete che lo stropicci? No, raga. Nella mail c'è un facsimile della proclamazione di lady che riceverò. L'esempio è Lord Antonio Ricci. Splash! È come l'onda che affonda nel mare di te. E l'onda nell'onda. Oh, ora che ho strisciato la carta mi sento già più lady. Ma questo aspetto da popolana non mi rappresenta più. Andiamo a rifarci il look nella più preziosa boutique di Milano. Look da lady, dalla testa ai piedi. Benvenuti nel mio bazar di fiducia. Andiamo ad acquistare i prodotti migliori. In questa boutique c'è proprio di tutto.
letto. Abiti plissettati per le lady che amano le sagre. Abiti per le lady che sognano l'abito bianco. Ma anche gonne in tulle che si abbinano con tutto. Bavaglini da lady per non sbrodolarsi durante le cene da lady. E infine, l'angolo in cui sicuramente viene a rifornirsi Orietta Berti. Vedremo questa camicetta nella prossima puntata di Rubrichette? No, perché è troppo da... Qualcuno ha detto animalie glitterato? Ogni capo d'abbigliamento ha dei dettagli da vera lady. She's living the best life. È Pamela Prati. È totalmente Pamela Prati. Ecco dove era andata a finire. L'angolo delle occasioni non è da lady. L'angolo delle cinture Swarovski è da lady. Quasi quasi mi ci faccio un bel giocherino. Una lady che si rispetti adora le vetrinette shabby chic. I comodini shabby chic. Le scatole shabby chic. Guardate, un cadeau! Qualcuno ha lasciato delle nails da vera lady. Calzature da lady di ogni tipo e colore. Da ginnastica. Da ginnastica ma più brutte. Da pomeriggio e da sera. Wow! Una lady sa farsi incatenare solamente dal buon gusto. La lady vuole sia il sandalo gioiello che la ciabatta gioiello. Per la lady infermiera anche in versione ortopedica. Questa è una scarpa da lady che non vuole perdere la sua passione per il ballo. Lady, 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 non lady. Quando la lady diventa nonna, non vuole dire addio allo strass che da sempre la caratterizza. Immagini la regina che gira con queste, io sì, sinceramente. Mi dona di più la pochette da lady o la lady bag? Fatemelo sapere nei commentini. Che preziosi guanti da lady. Ecco cosa non può mancare una lady. I tena lady. Anche per flussi abbondanti. Un fermatenda in pietra pomice per arredare casa e allo stesso tempo levigare i talloni come una vera lady. Ho trovato le palline anali per le lady. Sì o no? Oh, ecco una lady soddisfatta che se ne va per la sua strada. Abbiamo ora tutto il necessario. Corriamo ad imbellettarci. Non ci credi? Divento una lady. Oh, ecco delle immagini di riferimento per diventare una vera lady. Ma Edo, quella è la regina Elisabetta. E che cos'è la regina Elisabetta se non una lady che ce l'ha fatta? Partiamo dal trucco. Come avete visto abbiamo visitato il negozio. Non tutti ma di tutto. Nel caso zero. Perché non applicare questo fondotinta Stay Matte, che è un po' come stiamo io e Alberto tutti i giorni, sul mio incarnato. È un prodotto di qualità se c'è un giro di scotch attorno. Powder pudre. Che lingua era? Ma è fondotinta? Forse no. Ah, vogliamo dire come mai non abbiamo fondotinta? Perché il fondotinta costava quasi come un titolo nobiliare in Scozia. E poi comunque non c'era. Non c'era bianco bianco il fondotinta. È forse una situazione di razzismo al contrario? No, perché il razzismo al contrario non esiste. Vabbè, insomma, si apre così e grazie allo scotch, no? Resta anche un imbellettaio. Applicheremo il nostro fondotinta con una spugnetta. C'è ancora rosso. No, non possiamo usare questa. È quella che abbiamo usato per creare il look Gabibbo. Togliamo l'occhiale. Mettiamo un telo protettivo, che in questo caso è un asciugamangelo. Visto che comunque non voglio rovinare il capello, dobbiamo un attimino spostare. Cosa ridi? Sei Gabriella la prima comunione. Ehi. Rispetto innanzitutto. Non facciamo quelle situazioni dove mi metto in ridicolo. Siamo pronti a cominciare il nostro schiarimento per avere questa pelle da nobile. Dai, è bella bianca. Guardate con che gesto professionale. Allora, abbiamo anche bagnato il nostro... È praticamente una pennellessa. Sai che non so se sia una buona idea bagnare la polvere. No, sai chi sembri anche? Uno di quei clown tristi che si stanno preparando per andare a fare le dimostrazioni al centro commerciale. Guarda che se qua va qualcosa sbagliato, andiamo lì, Ed è omogeneo dal tuo punto di vista, perché io sono senza occhiali, quindi a me sembra un buon lavoro da qua. Ma non sembra uno che potrebbe fare... Delle cattedrali. Dai, facciamo con le dita pittura parietale. Ma secondo te Lady Oscar è diventata lady perché ha comprato il titolo su titoli nobiliari? Totalmente, anche perché lei non era scozzese. Perché era lady in Francia? Sarà stata Madame? Madame Oscar? No? Ci pensi? È vero. Era lady Oscar? Vuoi sapere come si chiama in francese? Come si chiama? La Rose de Versailles. Wow. Ma lei è Lady Oscar? La chiamano solo Oscar. Capito. Ah, ma si chiama in tutto il mondo la Rosa di Versailles. Anche in inglese si chiama The Rose of Versailles. Perché è il... Com'è che si chiama? La grande scuola di doppiaggio italiano. Oh, ma sono solo 40 episodi di Lady Oscar. Ma basta parlare di Lady Oscar. Sei anche un po' Mulan così. Ah, è vero. La scena all'inizio, quella del tè, quando era signorina e poi le diceva: no, io voglio combattere con i maschi. Non è reale. È scritto da un uomo. Mulan, secondo me, che vuole andare a combattere con i maschi. Ah no, forse è perché vuoi ucciderli. Le labbra le facciamo. Ora sei ufficialmente malato di gotta. Oh no, guarda cosa hanno fatto.
Oh! Nel dubbio, diamo anche una mano di borotalco, così per creare quell'effetto sepolcri imbiancati. Come si fa? Questo è proprio consigliato dall'Associazione Nazionale Trucco Parrucco e anche dall'Associazione Episemi Polmonari. Si prende una bella manciata di borotalco, si fa così e poi si fa... Tutto rovinato per sempre. Alberto, come al solito abbiamo esagerato. Vuoi un fazzoletto per la tua tisi? Però guarda, bisogna fare così. Oh, wow. Raggiunta questa base perfetta, veramente da lady, bisogna dare un accento di colore sulle parti che ci interessano. Perché ok lady, ma non morta, perché ricordiamoci, la nobiltà non è morta. Un gesto pericoloso. Stai questo. Stai facendo un gesto. Così? Allora si può fare. Ora dobbiamo ridare un tocco di colore alle gote con il nostro questo blush di marca L'Oreal. Wow, ma ci trattiamo di un bene che... Credo che chi si occupa di make up sappia che L'Oreal è quello da supermercato. Non possiamo dirlo. Non possiamo, dirlo. No. Beh, si può dire, nel senso, l'hai visto? Era al supermercato, cioè è dove si sono posizionati. Non è che sto dicendo che hanno la mamma. Questo bellissimo color terra di Scozia lo possiamo applicare. No, ti prego, è esagerato. Oh, sulle gote. Guarda la foto di Cate Blanchett, se non siamo sorelle. Dai, insomma, la nascita. Te lo faccio proprio un po' ovale per darmi un po' lo zigomo, no? No, peggio. È una malattia questa. Yes, sono malata di make up. Come ogni lady che si rispetti, ci serve un neo nobiliare che faremo con questo eyeliner di marca M. Perché quando lo apri fai si vede? È un po' da suora. Così è un po' neo maligno da togliere. Ehi, andate a fare la mappatura sempre. Anche uno qua. No, basta Edo. Basta Edo, un'altra malattia. Siamo pronti per il tocco finale. Rossetto di marca M. Oh, sì o no? Sono una lady, una piccola buccuccia. Come ride una lady? Un po' di Luigi 14. Forse non era la lady a cui puntavamo noi. Però cosa manca? È un po' di parrucco. In tutte le immagini di riferimento le nostre lady hanno il capello arancione. Quindi noi abbiamo comprato un colorante per capelli rosso. Perché arancione non c'era, no. Però ho pensato, io sono biondo, metto rosso, fa arancione. Certo. Ho un po' di timore. La vita è fatta di tentativi. Tentiamo. Oh no, Alberto non ha minimamente arancione. Vado. Wow. Dai, c'è un po'. Mi sento incrustati. Sembri Milva adesso. No, Milva no. Rip. Dai, bellissimi. Sono stupendi. Facciamo la stessa roba dall'altra parte. Mi sembra di aver fatto una seconda bimbo. Un po' di fisting. Vedo l'ora di ritirarmi nel mio metro quadro in Scozia. Ma cosa ci puoi fare in un metro quadro in Scozia? Puoi metterci un sebach. Non ti fanno sporcabili. E se hai bisogno vai a fare la pipì in Scozia. Perché io la cacca là dentro non ce la faccio. Scusatemi. Come ogni lady che si rispetti, delle forcine di perle. No! Facciamo così. Anche da quest'altro lato abbiamo una forcina professional che mi porterà via tutti i capelli. Com'è? Sono un po' una lady. Ok, fatta l'Italia, dobbiamo fare gli italiani. Ogni lady che si rispetti ha una vita molto stretta. Perché non applicare un bustier con stecca di balena? Ma si vede il bustino in camera? No. E che cazzo abbiamo preso a fare? Non si vede ma si sente. Noi prendiamo questa e ne facciamo fare così. Wow. Poi una lady non è che può toccare tutte le cose che toccate voi persone che non siete lady. Quindi ha bisogno di dei guanti eleganti. Ciao ciao. Oh, che manina da lady. È una lady o è un mimo? Oh, però guardate. Wow, che lady timida, tirami la fune. Poi che cosa non può mancare ad una lady? I tena lady. Voi direte perché degli assorbenti? Perché guardiamo le immagini di riferimento. Che cosa hanno che io non ho? Una gorgiera. Oh, sì o no? Sono o non sono una lady? Una lady o il giullare di corte? Ehi. Sai che c'è molto, Edo. Alberto, ma quando ti dico che ho delle visioni? Alberto, come mi puoi chiamare finalmente? La mia lady, Gabriella, la lady di Angioletto. E voi? Vi sentite più luride e straccione o elegantissime lady? Fatecelo sapere nei commentini qui sotto. E già che ci siete, iscrivetevi al canale YouTube. Iscriviti. Boom! Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo sempre qui settimana prossima per scoprire assieme se quando la regina gas in pancia deve fare una scoreggina. Grazie, ciao! Sei Milva totalmente, comunque. E non sai cosa dire? E non sai cosa dire?